Mi è sempre piaciuta la campagna. Amo stare in paese, ma la campagna è magica. Non è silenziosa, c'è sempre un gran viavai. E quando tira il vento, gli alberi e i cespugli sembrano le onde increspate del mare. Il mare, quello vero, non l'avevo mai visto. L'acqua aveva il colore dell'oro e i pastori erano per me pirati, le pecore e i miei delfini. A Pratobello ci sono stata molte volte. Ci andavo con Babbo e le sue pecore. Era un bel mare per le mie storie. Mi ricordo quando tutto ebbe inizio. Comparirono quelle scritte sui muri e non capivo. Così mamma mi spiegò che il mio mare e i miei delfini sarebbero spariti, sostituiti dal cemento e dai pirati cattivi che avrebbero giocato con i loro cannoni a fare la guerra. Quella vera. Si impone a tutti i pastori e i braccianti A agricoli della casa zona erano tutti di preoccupati. abbandonare per tutta la Avevano vita paura, ogni penso. esercitazione Quella per le mattina non colonie andai a inglesi, scuola. questo è Mamma politico, disse che c'era una la cosa più zona importante da ogni fare. E esercitazione dovevamo farla tutti pirata sarà assieme. fatta Per strada scoprire vidi a molti chiunque volti fosse vigilata conosciuti. Camminavamo correttamente, tutti dalla stessa sarebbe parte, meglio sotto il sole. portare le Cantavamo canzoni, strade ancora urlavamo presenti contro nella quelli di nostra Roma. rete e da Io considerare pensavo ai gladiatori dell'arena, ma ad adesso che il aspettarci mondo sotto la grande non quercia tiene, c'erano signori vestiti di questo non verde, con i avvenirà fucili, verrà e punito tutto attorno quelle cose con volanti. 140 I grandi che milioni sapevano l'italiano ci dissero di rimanere fermi lì, in silenzio. Vecchi, donne, bambini che come me non erano andati a scuola. Loro con i fucili e le pistole, noi nemmeno una pietra o un bastone. Eravamo meno di loro ed avevamo paura, ma sembravamo invincibili. Ogni mattina salivamo alla grande quercia e rimanevamo fermi lì per ore. I pirati verdi non sembravano poi tanto cattivi, sembravano smarriti lontano dalla loro casa. Col tempo tutto tornò come prima. Tornai a scuola con i miei compagni, tornai al mio mare a inventare storie di pirati e delfini. Nessuno immaginava che avrebbero scritto libri, suonato canzoni e dipinto storie su di noi. I pirati buoni che sconfissero quelli cattivi senza spade e cannoni. Saremmo diventati una speranza e un esempio. Ciò che successe veramente lontano dal mio mare l'ho capito solo da grande ed è un'altra storia.